tantissime cose, ma non so dove iniziare. Ho veramente, non ho più l'energia, ma siamo troppo felici. Abbiamo fatto un percorso straordinario che non so se nessuno in realtà ha mai fatto. Oggi era la 30ª partita ufficiale e la 30ª vittoria. E veramente abbiamo fatto un lavoro stupendo, da luglio che lavoriamo senza sosta. Davanti avevamo una squadra fortissima, è vero che erano contati, ma giocatori di esperienza che giocavano da tanti anni in Serie A, e non è stata detta l'ultima parola fino all'ultimo secondo. Veramente i miei compagni di squadra sono stati fenomenali, io li amo uno a uno e abbiamo fatto un'annata irripetibile secondo me, e ci riprendiamo questa Serie A che dopo 2 anni fa la sconfitta per Farda Deppan, abbiamo sofferto tanto e siamo stati tutti insieme uniti, abbiamo ricominciato e ce l'abbiamo meritata. Intanto complimenti a Cingoli e a Deppan per la promozione meritata, non solo durante le finali ma anche durante tutto il campionato. Da parte nostra vuol dire che i miei ragazzi sono stati degli eroi. Siamo arrivati qui, non sappiamo nemmeno come. Ogni partita abbiamo perso uno o due giocatori. E non capisco sinceramente come si possa pensare di decidere un campionato giocando 5 partite in 5 giorni. Una cosa che non esiste in nessuno sport. È una mancanza di rispetto verso i giocatori e verso le società. Si rischia di fare tanto male ai giocatori per questo discorso. Io vorrei invitare chi ha organizzato questi 5 giorni a provare a giocare 5 partite in 5 giorni. È impossibile, ne risente il fisico, ne risente lo spettacolo. Detto questo, complimenti ancora alle squadre vincitrici e soprattutto complimenti ai miei ragazzi che sono stati commoventi in tutti i sensi.